difensori Tochev, Ivanov, Kiryakov e Ilyev, i centrocampisti Yankov, Jordanov, Sirakov e Balakov e le punte Kostadinov e Fenev. Le riserve il portiere Valov che giocò la partita di Ginevra con Georgiev, Todorov, Aleksandrov e Tanev. Ora avremo anche in sovraimpressione i nomi nativi dei giocatori svizzeri schierati da Pulisic. Qualche problema ha dovuto affrontare anche il selezionatore bulgaro Vucov. Non è arrivato infatti Stoichkov, che ormai è una star internazionale e che il Barcellona non ha autorizzato a partire per infortunio, soprattutto in prospettiva della finale di Coppa delle Coppe a Rotterdam il 15 maggio contro il Manchester United. Ecco la composizione della formazione svizzera con Huber in porta, Ottinger e Orel difensori di fascia, Here e Egli centrali. La Svizzera giocherà come detto in linea a centrocampo Koller, Beat Sutter, Bonvin, Einzerman, le punte Türkilmaz e Krupp. Le riserve a disposizione di Uri Stili che sono Walker portiere con Schepul, Baumann, Ebi e Chapuisat. Non c'è nelle file dei bulgari neppure Todorov, che aveva segnato due gol nella partita di Bucarest contro i romeni, ma è presente in panchina. Vucov, reo di un grave gesto di intemperanza nei confronti dell'arbitro Kwiatkowski, che nella partita contro gli scozzesi è stato sospeso per due anni, quindi non è presente in panchina, lo rappresenta il suo assistente Kasimir Borisov. Ora veniamo alle fasi di gioco, la partita si è iniziata in questo istante e tocca a Huber, il portiere rossocrociato, il suo primo pallone. Il rilancio a centrocampo dove già subito si è attestata in linea la nostra retroguardia, colpo di testa di Beat Sutter, allontanamento di Bulgari a centrocampo con un colpo di testa di Balakov, giocatore dello Sporting di Lisbona. Intanto c'è un calcio di punizione che il tedesco Hans Aschenbacher decreta in favore della formazione rossocrociata. Vedete intanto Kasimir Borisov, che come detto è l'assistente dell'allenatore bulgaro Vucov, che è squalificato e che quindi deve seguire la partita dalla tribuna. Calcio di punizione dopo 40 secondi di gioco per la Svizzera, ha battuto Ottinger, la palla ritorna verso Kerr nella nostra metà campo, scambio ancora con Ottinger, dialogo fra i due vodesi e poi il pallone è stato buttato da Balakov in fallo laterale. La rimessa in gioco affidata a Ottinger, il servizio in direzione di Knupp, fallo che è stato commesso da Ilyev, che ricorderete già del Bologna, cedette proprio il suo posto a Türkilmaz. Calcio di punizione per la Svizzera di Uli Stilicke, che vediamo inquadrato qui in primo piano in panchina. La punizione è già stata battuta, Beat Sutter parte un tiro direttamente su Mikhailov, nessun problema per il capitano e portiere della Bulgaria che gioca in Portogallo nella squadra del Belenenses. Parecchi giocatori bulgari che militano nel campionato spagnolo e portoghese. Intanto ha ricevuto la palla Balakov. Balakov contratto da Ottinger, Kerr, che è stato preso d'incontro dal pericoloso Fenev che gioca nel Valencia. Ancora Fenev che ha saltato Ottinger. Il centro, il tentativo di deviazione da parte di Kostadinov, la sfera che si impenna. E il disimpegno di Huber. Primo piano del portiere del Losanna riconfermato per questa partita da Uli Stilicke. Dopo il brillante esordio di Neuchâtel contro la Romania, risale la Svizzera, impostazione di Koller e poi c'è un fallo nei confronti di Knupp. Interviene Aschenbacher, che sta cercando di placare subito le acque in partenza. Il fallo è stato commesso da Ivanov e quindi calcio di punizione per i rossocrociati. Ha provato sino all'ultimo Koller, poi ha deciso di scendere ugualmente in campo. Sul terreno anche Egli, che ieri si è violentemente scontrato in allenamento con Baumann. Si è procurato un ematoma alla coscia, ma da quel roccioso combattente che ha deciso di scendere lui pure in campo qui a Sofia. Pallone intanto ricevuto da Ilyev. Impostazione su Tochev. Cercano l'impostazione i bulgari. In zona sta sgomitando nei confronti dell'avversario, poi finisce per commettere fallo Bomba. Quindi punizione per la Bulgaria. Trascorsi tre minuti nel corso del primo tempo, 0-0. Giornata di sole, ora c'è un po' di foschia, oppure temperatura mite, gradevole, campo in buone condizioni. Tochev, lancio a cercare Fenev, Fenev Egli, che preannuncia un duello piccante fra i due giocatori. Fenev, atleta di 1,90 m, particolarmente temibile sulle conclusioni di testa, hanno rivendicato il calcio d'angolo i bulgari.
Ma la palla è controllata, come vedete, da Huber, che sta per essere disturbato da Pené. Calcio di punizione, dice Assenbacher. Pené fa irregolarmente disturbato il nostro portiere, quindi punizione indiretta già battuta dallo stesso Huber in direzione di Egli, che rientra dopo aver scontato la sua squalifica nella partita di Neuchâtel. Prende in pratica il posto di Geiger. Herra, ancora Egli. Herra e Egli, la coppia dei nostri difensori centrali. Poi Heinz Herrmann, scattato disturbato da Kiryakov, e rimessa in gioco che spetta ai bulgari. Vedete il collaboratore dell'arbitro Hans Assenbacher. Palla al portiere Mikhailov. Impostazione del terzino destro Tocher, che gioca nel Lokomotiv di Sofia, dove funge da libero, ma in nazionale Vuzov lo impiega sulla fascia destra della difesa. Quindi ha controllato Kiryakov. E l'impostazione del numero 3 Ivanov. Jordanov, che è un po' l'artista del centrocampo bulgaro, deve sostituire Stoichkov nel lavoro di raccordo. Ecco Jordanov, situazione regolare, ha indicato il guardaline. Il centro dalla destra non del tutto riuscito da parte di Tocev, la palla che è stata ributtata in fallo laterale da Orel. Rimessa in gioco dello stesso Tocev, chiamato in causa Sirakov. E la sfera è oltre il fondo, matura il primo calcio d'angolo dell'incontro dopo 5 minuti del primo tempo sul punteggio di 0-0. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Balakov, il giocatore dello Sporting di Lisbona. Sulla parabola rientrante, attenzione, aveva cercato di entrare di testa Iliev, ma ha commesso fallo appoggiandosi sulle spalle dei nostri difensori. Recupera intanto la palla Penef, e quindi avremo calcio di punizione in favore della Svizzera. Vedete Iliev, ex Bologna, che ora gioca in Inghilterra. E qui c'è un malinteso vistoso fra Kerr e Huber, per poco non ne approfittava bene. Situazione di offside segnalata dal guardaline nei confronti di Sirakov. Intanto è finito a terra Egli dopo uno scontro con l'avversario in area di rigore, scontro con Sirakov. Possiamo rivedere il tutto, il disimpegno di Ottinger in direzione di Kerr, che poi tenta un passaggio all'indietro troppo corto verso Huber, che si butta sulla palla. C'è lo scontro fra i due giocatori. E poi in seconda battuta abbiamo rivisto l'intervento definitivo di Huber, ma c'è stato gioco pericoloso di Sirakov nei confronti di Egli. La Svizzera ha già battuto la punizione. Palla a Orel. Ho fermato anche il blocco del Losanna dopo la buona prova difensiva di Neuchâtel. Per il momento gli svizzeri non si sono visti in avanti. Giochiamo con un centrocampo che in pratica sul fianco sinistro investe due punte, Bonvin e Beazuter, nella speranza di propiziare le azioni di contropiede per Knup e Turkilmaz. Tentato invano ad andarsene Beazuter, il disimpegno di Jankov, rincorre il pallone Tocev, lo trattiene in gioco. Lo scambio con Jordanov, affrontato da Koller, ancora Jordanov, Koller, calcio di punizione per i bulgari. Il fallo è stato commesso da Koller. Un po' di nervosismo, vedete Kubilai Turkilmaz con il numero 9, mentre sta per essere battuto da Jordanov un calcio di punizione per la Bulgaria. Punizione battuta, è andato in profondità Sirakov, arriva Ottinger ad anticipare l'intervento di Balakov. Proteste da parte dei bulgari per una presunta irregolarità nel vivo della nostra area di rigore. E c'è intanto una situazione di offside passivo non ravvisata dal guardaline. C'era Sirakov che stava rientrando, intanto Orel commette fallo nei confronti di Kostadinov. E abbiamo cartoncino giallo per il giocatore rossocrociato che ha commesso questo fallo. Rivediamo l'intervento falloso di Orel nei confronti di Kostadinov, cartoncino giallo per il terzino sinistro del Losanna. Punizione quindi per la Bulgaria, che comincia ad attestarsi all'altezza della nostra area di rigore, pericolosamente per noi. Batte Jordanov, il mischia, colpo di testa di India, che la palla è di poco sopra la traversa. Prima seria minaccia alla nostra porta. Sul calcio di punizione di Jordanov che rivediamo, la palla è colpita di testo da Iliev e vedete che va a terminare d'un soffio sopra la traversa della porta di Huber. Knup, anche lui piuttosto febbricitante nel ritiro di Abtwil, poi si è ripreso, quindi regolarmente in campo. Intanto Egli ha dato a Ottinger, cerca di risalire un po' la formazione elvetica, finora costretta a giocare ripiegata nella propria metà campo. Heinz Herrmann
il servizio a beneficio di Krupp, Krupp ostacolato da Kiviakov. Arriva di gran carriera Assenbacher, sul posto già il suo collaboratore Guardaline. Punizione, mentre rivediamo l'infrazione commessa da Krupp nei confronti di Kiviakov, già battuta dallo stesso giocatore bulgaro verso il proprio portiere. Torniamo con le immagini in diretta. A centrocampo Jankov ha perso la palla, Beja Zutter, il tentativo di appoggio per Turkilmaz che ancora non è entrato in gioco, quindi palla da Tocev al portiere Mikhailov. Impostazione sul fianco sinistro dove lavora Kiviakov, il numero 4. Poi è intervenuto Jordanov, Iliev, ancora Jordanov, giocatore classico, molto tecnico. Colpo di testa è stato di Orel, la palla lavorata da Koller, dopo uno scambio con Bonvin riceve Turkilmaz, ancora Orel, Turkilmaz colto di infilata da questa azione di contropiede dei bulgari, situazione pericolosa Penef, e c'è il fallo che è stato commesso da Turkilmaz nei confronti di Penef. Primo piano di Kubilai Turkilmaz che gioca nel Bologna, calcio di punizione in favore della selezione bulgara. Siamo ormai al decimo nel corso del primo tempo, il risultato è ancora di 0-0. Calcio di punizione battuto come sempre da Jordanov, il colpo di testa è stato di Krupp, il tentativo di voler sotto porta con Uber che para e poi realizza Kostadinov il gol che porta in vantaggio la Bulgaria. Batti e ribatti Kostadinov, realizza dopo 10 minuti nel corso del primo tempo il punto del vantaggio per la selezione bulgara. Bulgaria 1, Svizzera 0, gol di Kostadinov. Avremo l'opportunità di rivedere fra poco questa azione. Batti e ribatti in area di rigore, Huber ha perso il controllo di palla e Kostadinov ne ha approfittato. Rivediamo il calcio di punizione battuto da Jordanov, poi c'è il colpo di testa di Krupp che allontana, la palla viene rimessa in mezzo, Huber blocca ma è nettamente disturbato da Penef, Kostadinov mette la palla in rete. Possiamo rivedere da quest'altra angolazione il disimpegno di Krupp, poi all'intervento di Jankov, Penef che frana sul portiere e il punto di Kostadinov. Ora siamo di nuovo con le immagini in diretta, vedete Bulgaria 1, Svizzera 0, un gol che non ci voleva proprio nei primi 10 minuti di gioco e che complicherà quindi ulteriormente i piani di battaglia di Stilic. Huber è uscito scambiando con Heer. Ostiger non ha trattenuto la palla in gioco, quindi rimessa laterale per la Bulgaria. Ecco Kasimir Borisov, che è l'assistente di Vutsov, che squalificato non può essere in panchina. Intanto Penef viene richiamato da Assenbacher, che ha ammonito per il momento il solo Orel per un fallo lungo la fascia laterale sotto le gradinate. E c'è Kiviakov, la rimessa in gioco ancora in direzione di Penef, palla in mezzo, allontanamento di Egli, la palla che si impenna, ancora Kiviakov ritrovato da Heinz Herrmann, il centro, allontanamento di Scher, ma c'è stato un fallo commesso dai bulgari nella nostra area di rigore, quindi calcio di punizione in favore della Svizzera, primo piano di Huber che ha dunque subito il suo primo gol da quando gioca nella nazionale maggiore, era sino a qui imbattuto. Palla Egli, esterno centrale della nostra difesa, quindi Herrmann, il lancio a cercare Beja Zutter sul fianco destro, ora Zutter, raddoppio di marcatura su Zutter che perde la palla su Kiviakov, quindi Iliev, è intervenuto Knupp, mentre rivediamo l'autore del gol, Kostadinov. Mikhailov, disimpegno dal fondo bulgaro dopo 13 minuti del primo tempo, Bulgaria 1, Svizzera 0, colpo di testa è stato di Kher, palla dirottata in una zona dove non c'erano compagni, Kiviakov quindi alla rimessa laterale in favore dei bulgari che finora in 4 partite hanno conquistato 4 punti, uno in meno della Svizzera. Altra punizione per la Bulgaria che continua a pressare i nostri entro la metà campo elvetica.
Yordanov dopo il passaggio di Balakov, fallo che è stato commesso da Koller e quindi punizione che il numero 8 Yordanov si appresta a calciare. C'è controllo in lunetta ma una sensazione di offside di Kostadinov e probabilmente anche di Balakov, segnalata dal guardalinea all'arbitro Assenbacher, quindi punizione già battuta. Oettinger dopo il tocco di Egli dice che deve cercare di rovesciare i destini negativi di questa fase d'abbrivio. Kerr, presidiano bene la loro metà campo i bulgari, finora nessun problema per Mikhailov. Egli, Orel, ma c'è un vistoso malinteso fra i due e rimessa laterale in favore della Bulgaria. Inizio di partita con molte difficoltà da parte della Svizzera che ora subisce questo attacco di Sirakov, poi arriva in retrovia su Yordanov. Egli, pallone a Uber, pensoso Unistilike, ci aveva detto di temere proprio un gol dei bulgari nella fase d'apertura del confronto e così purtroppo è avvenuto con il punto di Kostadinov su punizione Yordanov al decimo minuto di gioco. Intanto è a terra Sirakov, fallo che è stato commesso da Koller, si rialza Sirakov che gioca nell'Espagnol, mentre questi è Yordanov del Real Sporting di Spagna, come detto molti giocatori che militano nel campionato spagnolo e portoghese. Nelle file dei bulgari stasera in campo qui a Sofia contro la Svizzera Kiryakov ha superato Einzerman, servito per Penef, il centro, la deviazione di Kerr che fa poco, non procura l'autogol e costringe Huber a un difficile intervento, ancora Balakov e calcio d'angolo indica Assenbacher in favore della Bulgaria. Vediamo il centro di Penef, la deviazione di Kerr che costringe Huber all'intervento, poi la palla finisce oltre il fondo e calcio d'angolo già battuto. Yordanov finta su Einzerman, attenzione al centro, il colpo di testa mancato sotto porta da Kostadinov. Altra occasione importante per i bulgari che attaccano ancora con Kiryakov, subito il fallo di Koller. È difficile mentre vedete un giocatore bulgaro che è andato a bordo campo a farsi assistere, si tratta di Ivanov che ora rientra. Intanto calcio di punizione battuto dal solito Yordanov, che è il playmaker ormai del centrocampo bulgaro in assenza di Stoichkov. Appoggio su Docev, viene avanti la difesa in linea elvetica ma i raccordi non sempre funzionano, come in questo caso non c'è assolutamente offside. Kostadinov affrontato da Oettinger, poi si scontrano Oettinger e Einzerman, viene avanti il giocatore del Servette, il passaggio verso Beazutter, deve sottrarsi al fuorigioco Turkilmaz ma non fa in tempo. Vedete Turkilmaz che protesta nei confronti del guardalinee che lo ha sorpreso in posizione di offside. Posizione che è già stata battuta, ancora Yordanov. Il lancio a cercare Penef che ora gravita sul fianco destro. Penef all'indietro, Yordanov. Affrontato da Koller, è intervenuto anche Bonvin. Yordanov, Bonvin, Yordanov sempre molto caparbio, Penef, recupero di Bonvin, così se la cerca di togliersi d'impaccio, ha collaborato anche Knup, Orel, disturbato da Penef, è rimessa laterale in favore della Svizzera, dice il guardalinee. Sono trascorsi i primi 18 minuti nel corso del primo tempo qui allo stadio Levski di Sofia, Bulgaria in vantaggio sulla Svizzera per 1-0, intanto vediamo Penef, atleta dalla stazza ragguardevole, 1,90 m. L'avvio di partita è estremamente difficoltoso per gli svizzeri che raramente sono riusciti a venire fuori dalla loro metà campo e che al decimo sono stati trafitti da Kostadinov su punizione di Yordanov. Intanto è venuto avanti Turkilmaz, appoggio verso Bonvin che se la vede con Docev, ancora Bonvin ha perso la palla, la riconquista Turkilmaz. Il passaggio in mezzo, bene per Koller, smarcato, Einzerman, Einzerman, Beazutter, Oettinger, fanno girare la palla agli svizzeri, Beazutter, il centro, la deviazione del rientrante centrocampista Jankov e rimessa in gioco di Oettinger per la Svizzera, che accenna ora a inquietare un po' la difesa avversaria, la rovesciata di Balakov, Kerr,
quindi Egli si è scontrato con Kostadinov. Fallo che è stato commesso da Kostadinov nei confronti di Egli. E qui rivediamo quel che è successo fra i due giocatori che si sono scontrati. Calcio di punizione in favore della Svizzera. La punizione è già stata battuta, Oettinger, Heer. Ora gli elvetici si rovesciano finalmente nella metà campo avversaria, non hanno molta scelta, sono sotto di un gol. Orel, Bonvin, Turkinmaz, passaggio verso Knup, il colpo di testa di Ivanov, Iliev va a chiudere su Knup, lotta Iliev-Knup e dovrebbe esserci il primo calcio d'angolo in favore degli svizzeri dell'incontro. Vediamo Knup che rientra, mentre Beat Sutter si appresta ad andare a battere questo calcio d'angolo per gli elvetici dopo 20 minuti nel corso del primo tempo. Il colpo di testa in tuffo è stato di Ivanov, poi Koller, appoggio verso Beat Sutter che sta entrando, poi il tiro, ma è un tiro fiacco quello di Beat Sutter, nessun problema per il portiere Mikhailov. Ivanov, Iliev, che è il coordinatore centrale della difesa dei bulgari, contro quindi un po' polemico se si vuole fra Iliev e Turkilmaz, che appunto ha preso il posto del difensore numero 5 della selezione bulgara nel Bologna. Balakov, ancora Iliev, risultato sempre di 1-0 in favore della Bulgaria, Svizzera che finora ha fatto poco. Lancio di Iliev centrale per Penev, un'uscita sicura di Huber e rilancio verso il compagno di squadra del Losanna, Orel, terzino sinistro. Bonvin, rilancio a cercare Knup, tocco verso Turkilmaz, viene avanti Koller, sua destra si era smarcato verso l'area di rigore avversaria in Servan, poi ancora Knup e stavolta ci sarà il rinvio dal fondo per la Bulgaria. Via di Mikhailov, che festeggia la sua 50ª presenza in nazionale, è stato preferito per la sua maggiore esperienza a Valov, che aveva giocato la partita d'andata a Ginevra vinta dalla Svizzera per 2-0. Tanto Doce fa ancora per Mikhailov. Kiryakov, Balakov, poi c'è il fallo di Beat Sutter nei confronti di Balakov. Punizione per la Bulgaria, primo piano di Balakov. La posizione è già stata battuta, scatta Penev e chiuso dai nostri due difensori centrali, Heregli, la palla Huber e quindi a Oettinger. Per il momento il centrocampo elvetico, rinforzato con la presenza di due giocatori spiccatamente offensivi come Bonvin e Beat Sutter, ancora non ha offerto il necessario sostegno all'attacco e la necessaria protezione alla difesa. Spesso alla mercé dell'avversario, un passaggio non andato a segno da parte di Jankov a Sirakov, primo piano del numero 10 Sirakov, mentre vediamo Oettinger che si appresta al calcio di punizione. La battuta di Oettinger, Heinz Ehrmann cerca di rendersi utile, gli fa allontanato Turkilmaz. Ha subito fallo Turkilmaz, è stato l'intervento irregolare sui danni di Balakov. Sono già stati avversari Balakov e Turkilmaz nel confronto di Coppa UEFA fra il Bologna e lo Sporting di Lisbona. Intanto calcio di punizione, batte per la Svizzera Egli, servizio su Sutter, se la vede con Kiryakov, è intervenuto anche Balakov, Beat Sutter entra in area di rigore, poi scivola, perde il controllo della palla e favorisce il recupero della difesa bulgara. Palla a centrocampo, poteva essere uno spunto interessante. Mentre intanto Heer ha mandato la palla sullo stinco di Penev e da qui in fallo laterale, rimessa avvenuta, palla Egli. Siamo ormai al 23esimo del primo tempo a Sofia, la Bulgaria conduce per 1-0 nei confronti della Svizzera che dà qualche timido cenno di riscatto, di ripresa. Turkilmaz ha dirottato la palla su Beat Sutter, ancora Turkilmaz, Penev ha evitato Heinz Ehrmann, il pallone lavorato ora da Sirakov, lanciato Kostadinov, l'autore del gol, colpo di tacco per Balakov, un po' fuori posizione. Recupero di Egli, Oettinger disturbato da Kostadinov, rimessa in gioco per la Svizzera, dice il signor Asenbacher.
difesa già venuta a Heinz Ehrmann. Un po' scivoloso il terreno dello stadio Vasily Levski di Sofia. Molta pioggia è caduta nei giorni scorsi qui sulla capitale bulgara, di terreno ancora intriso di acqua in profondità. Vediamo Turkilmaz, punizione già battuta da Sirakov verso Jordanov. Avanza ancora il regista del centrocampo bulgaro, subisce un fallo di Knup e quindi altra punizione per la Bulgaria. Jordanov alla battuta, ormai il 24esimo nel corso del primo tempo. Punizione battuta da Jordanov verso Tiryakov. Retrocesso Turkilmaz sulle orme dell'avversario e ha buttato la palla fuori. Quindi anche le punte costrette a retrocedere di tanto in tanto. Rimessa già venuta, Igli, Penev e la palla è deviata dal portiere. Gol del raddoppio di Tiryakov. Peccato, un gol che non ci voleva al 24esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Tiryakov raddoppia, palla non controllata a terra dal portiere Huber su errore di Igli che ha toccato male in piena area di rigore. E quindi raddoppio per la Bulgaria, 2-0. Situazione che si va facendo veramente difficile per i rossocrociati. Possiamo rivedere la rimessa in gioco di Tiryakov, poi il pallone che spiove in area di rigore. Qui non si vede più nulla di interessante, c'è il portiere Huber che non trattiene il cross dalla destra, è facile. Tiryakov a porta vuota mette dentro e porta sul 2-0 la propria squadra. Ecco, rivediamo questa rovesciata di Kostadinov e l'errore soprattutto da parte di Igli che consente a Penev di tirare, Huber non trattiene e Tiryakov realizza il gol del 2-0. Nel frattempo la Svizzera si è portata sul fronte avversario, avanza Oettinger. Oettinger è riuscito a passare fra Tiryakov e Tiryakov, mette in mezzo, poi ancora Bonvin, l'azione continua, un tiraccio che poi Ivanov butta lontano, ma c'è stato un fallo di mano a giudizio del signor Asenbacher commesso dagli svizzeri, qui di calcio di punizione per la Bulgaria che ora conduce per 2-0 fra l'entusiasmo dei circa 50.000 spettatori che affollano lo stadio Vasily Levski di Sofia. Due reti che hanno messo in luce le lacune di una difesa non molto attenta soprattutto sui disimpegni corti. Vediamo Casimir Borisov, l'assistente di Vuzov, l'allenatore squalificato dei bulgari. E la palla torna nel raggio d'azione di Mikhailov. Tiryakov, che è stato all'origine del gol del raddoppio con la sua rimessa laterale. Il tiro di Kostadinov toccato male da Igli verso Penev, la sua conclusione non controllata a terra da Huber, la rete facilissima porta vuota di Tiryakov. Heinz Ehrmann, Tiryakov, giocano con maggior determinazione i bulgari. Inoltre che già qualche perplessità avevano suscitato durante il campo di allenamento di Upville, sembrano davvero in balia dei loro avversari e non sono stati in grado sin qui di opporre una minima controreplica alla supremazia insistita di questa selezione bulgara che gioca senza Stoichkov. Un'altra rimessa in gioco intanto per la Svizzera, Turkilmaz, mentre c'è un giocatore che è rimasto a terra seduto nella metà campo svizzera. Quindi gioco interrotto, avremo la rimessa laterale, mentre dice tutto questo sguardo corrucciato di Ulli Stilic, il coach dei rossocrociati. Presa dei rischi che finora non si sono rivelati paganti, Ulli Stilic tirando a centrocampo Beazutter e Bonvin, unitamente a Koller e ad Heinz Ehrmann. Non c'è stato assolutamente filtro in questo reparto sino a questo momento e quindi hanno avuto buon gioco i bulgari che hanno avuto quasi sempre l'iniziativa del gioco. Tanto Svizzera in avanti con Turkilmaz, non hanno scelta gli elvetici ma ora rischiano di prestare il fianco al contropiede avversario. Ancora Heinz Ehrmann lotta a contatto con Jankov e commette fallo. Gioco spezzettato, altra punizione in favore della Bulgaria. 28 minuti di gioco nel corso del primo tempo, Bulgaria 2, Svizzera 0. Sulla palla Iliev. Tocco verso Sirakov, l'autore del secondo gol, disturbato da Koller.
rimessa in gioco ancora per la Bulgaria, dice il guardalinee. Arriva Kiryakov. Oettinger, Koller, Einzerman. Ancora Einzerman dopo il tocco di Koller, palla in mezzo. Beazzutter un po' indeciso sul da farsi, quindi serve il terzino di fascia sinistra Orel. Egli. Turkilmazza, il lancio per Beazzutter. Palla che è stata buttata fuori da Jankov. È ben organizzata la difesa bulgara. I rosso crociati raramente sono riusciti a portare la palla nell'area di rigore avversaria. C'è questo tentativo di Orel, Koller. Koller in area di rigore, palla per Turkilmazza, si gira. La deviazione, Beazzutter, Einzerman tirano contemporaneamente i due. Sono andati a colpire un difensore bulgaro che è rimasto infortunato, dovrebbe trattarsi di Iliev. Intanto il pallone è portato in avanti in contropiede da Penev. È la prima occasione che la Svizzera non ha concretizzato, azione che prosegue, Penev, Kostadinov scivola al momento di concludere, Egli ancora una volta affanno e disordine nella nostra area di rigore. E situazione risolta da Koller con un invito in direzione di Bov anche se la vede con Jordanov. Intanto si è ripreso Ivanov che era il giocatore colpito dalla conclusione quasi contemporanea di Einzerman e di Beazzutter dopo il tentativo mezzo riuscito di sfondamento di Turkilmazza. Krupp. Rivediamo intanto Penev. Classico centravanti, gioca nel Valencia. Turkilmazza. Bonza. Knupp. Ancora Knupp, accelerazione degli svizzeri, Knupp potrebbe concludere, la respinta di Mikhailov e la palla che è ributtata in gol, ma c'è una situazione irregolare segnalata dal guardalinee, quindi questo punto di Bonza non viene convalidato. La palla era andata a terminare in rete su un rimpallo, situazione di fuori gioco di Bonza. Possiamo rivedere il tiro di Knupp, poi la deviazione a pugni di Mikhailov e la conclusione effettivamente in posizione di fuorigioco a rete di Bomber. Si resta sul 2-0 per i bulgari e probabilmente c'è stato anche il fallo di mano. Possiamo rivedere il tiro di Knupp, la respinta del portiere e la palla che è andata a terminare in rete, ma il gol come detto è stato annullato. Cambio intanto a Einzerman Bonvin, la Svizzera, ma sul risultato sfavorevole di 0-2 sembra ora prendere qualche iniziativa in più. Riceve Koller, ancora Koller si allunga troppo la palla, allontanamento di Jankov mentre è incominciato a piovere. Cominciano a intravedere sulle gradinate dello stadio Levski gli ombrelli che si aprono. Tempo sempre molto mutevole, capriccioso, via soffia. Intanto Egli anticipa Kostadinov e butta il pallone in calcio d'angolo. Siamo di poco oltre la mezz'ora nel corso del primo tempo a Sofia. Bulgaria in vantaggio sulla Svizzera per 2-0. Vediamo questo calcio d'angolo direttamente su Huber, stavolta nessun problema per il nostro portiere che si appresta a operare il disimpegno con le mani verso Koller, lasciato sfilare la palla a Orella, ancora Koller, Turkilmazza. Restituzione di palla verso Bonvin che anticipa un avversario, Oettinger, disturbato da Jankov, Kiryakov, Einzerman e posizione di fuori gioco di Beazzutter segnalata dal guardalinee. Applicano sicuramente meglio la tattica del fuorigioco i difensori bulgari rispetto ai nostri, mentre si è abbattuto a terra, visibilmente colpito Iliev, fortunato Iliev. Arriva sul posto l'arbitro Assenbacher e ha già dato a tutti l'impressione di consultare il cronometro, vedete, e di voler di conseguenza recuperare il tempo che andrà perso per soccorrere il difensore centrale della Bulgaria. Infortunio a Iliev, rivediamo il tentativo di rovesciata con Einzerman, quindi ha fatto tutto da solo Iliev, senza alcuna responsabilità da parte dei giocatori svizzeri in questa circostanza. Portato a bordo campo Iliev,
mentre si riprende a giocare. Vedete Iliev, Bulgari momentaneamente in 10 uomini, e Kiriakov che è pronto alla rimessa laterale. 2-0 per la Bulgaria, partita che si va facendo sempre più difficile per la Svizzera, che sperava di poter mantenere la situazione in equilibrio almeno più a lungo di quanto in effetti non sia stato. Ora i rossi avanzano ancora con Bonvin, Zerman, Knupp tentava di ricevere la palla, Kiriakov è intervenuto, Costadino contropiede di Penev, pallone troppo lungo per il lungo e atletico numero 9 della Bulgaria, quindi rimessa in gioco per la Svizzera effettuata da Oettinger, ecco appunto Penev. Messo in gioco su Beazzutter, anticipato dal roccioso Kiriakov, che appare un autentico combattente sul fianco sinistro. Ancora Kiriakov, perde la palla, Oettinger, posizione centrale, arriva Yordanov, Docev, Ivanov. Intanto sembra che Iliev voglia ritornare in campo, lo vedete sfilato sul teleschermo in basso, alzare il braccio a bordo campo, chiedere di essere riammesso fra i protagonisti della partita all'arbitro Asenbacher, e così è in effetti, è rientrato tra gli applausi Iliev. Il pallone è giocato da Yordanov, Ivanov, il quale si è proiettato Bonvin, ha ricevuto Docev. Iliev completamente recuperato, lancio per Penev in fuorigioco nel cerchio mediano del terreno, posizione già battuta da Egli verso Oettinger, sarà costretto a stringere i tempi, ma sono due le lunghezze di ritardo da colmare, e sono molte contro un avversario di questa caratura. Comunque nulla è detto, svizzeri che si proiettano in avanti ma che denunciano ancora una volta i loro limiti con questa combinazione non riuscita fra Oettinger e Dein Zerman. Kiriakov fa la rimessa laterale per la Bulgaria, Sirakov, poi Balakov, Oettinger. È stato un fallo, qualcuno ha sgomitato da parte della Bulgaria, si è alzato di scatto Stilicke, avrebbe preteso l'applicazione della norma del vantaggio, ma l'arbitro tedesco Asenbacher ha preferito accordare la punizione alla Svizzera. Batte Oettinger, posizione battuta verso Herman, Sirakov, centro di Herman, tenta il colpo di testa Krupp, palla fuori area, recuperata da Egli, servizio per Turkilmaz, ancora Egli che cerca di passare fra le maglie bianche della difesa bulgara, non ce la fa, collabora anche Orel, poi Yordanov porta il contropiede, passaggio verso Docev, in avanti il difensore Docev, subisce il fallo di ritorno da parte di Bomba, quindi altra punizione a favore della Bulgaria. Bomba è stato richiamato verbalmente dall'arbitro, finora un solo ammonito, Orel, cartoncino giallo per il difensore del Losanna, e che punizione, abbiamo ritrovato il solito Yordanov, Penev, Penev contro Egli, rapporto diretto fra due lunghi, poi Koller, e la rimessa laterale indica il guardalinee, vedete, sarà in favore della Svizzera con qualche protesta da parte di Penev. Questa laterale è effettuata da Orel, gli corre incontro Turkilmaz, gli rende il pallone Huber, poco fortunato nelle due circostanze in cui è stato battuto, in entrambi i casi non ha saputo controllare il pallone a terra, il portiere del Losanna, favorendo poi gol ravvicinati di Costadino nella prima circostanza e di Sirakov nella seconda. Kerr avanza, Bonvin ha lasciato sfilare la palla per Turkilmaz, si è tentato una finezza di tacco, conquista comunque una rimessa laterale. Rimessa già avvenuta dallo stesso Turkilmaz. Orel, Turkilmaz, Bonvin. È andato in sovrapposizione, Turkilmaz ha ricevuto, Knupp è un po' fuori dal gioco, cerca di farsi notare dai compagni ma non viene servito. Qui è Orel, palla portata avanti da Bonvin. Gioco sempre troppo laborioso da parte degli svizzeri, sempre molti passaggi, e alla fin fine i bulgari riescono a venirne fuori. Docev, la palla verso Yankov, disturbato da Egli, rimessa in gioco, indica il guardalinee in favore della Bulgaria, di aver toccato per ultimo la palla Egli.
ormai siamo al 38esimo nel corso della prima parte qui a Sofia. Bulgaria in vantaggio sulla Svizzera per 2-0. Sembrerebbe ormai una partita senza storia, soltanto un coraggioso ritorno in partita degli svizzeri con un gol ancora nel primo tempo, forse potrebbe ancora restituire interesse all'incontro. Per il momento i bulgari in vantaggio di 2 gol danno l'impressione di controllare la partita. Tanto Kiriakov ha dato in profondità verso Kostadinov, che sgomita un po' con Egli, riesce a salvare stavolta Huber. Salvataggio di Huber dopo che Kostadinov aveva duramente impegnato Egli. Orel, il passaggio a Koller. Turkilmaz che gioca sul fianco sinistro quasi esclusivamente in posizione da centrocampista. Ancora Turkilmaz, ha chiamato allo scambio Herr. Sutter è andato in sovrapposizione Oettinger sulla destra, eccolo servito. Oettinger, il centro direttamente su Mikhailov, anticipato nettamente Knup nella circostanza dalla uscita con buon tempo del portiere del Belenenses. Contropiede intanto di Balakov. Balakov con Kostadinov in posizione regolare ma sul filo del fuorigioco, il centro per Sirakov, acrobatica rovesciata, più per la platea che non per gli effetti pratici dell'azione. Parata facile di Huber, primo piano di Sirakov. Possiamo rivedere la sua acrobatica rovesciata, ma il tiro è smorzato, è facile per il portiere del Losanna. Svizzeri che si sono riportati nel frattempo nella metà campo avversaria, hanno conquistato un altro calcio di punizione battuto da Oettinger verso Turkilmaz. Heinzerman ha cercato un varco fra Kiriakov e Ivanov, poi la palla è andata a terminare oltre il fondo, toccata per ultima da un bulgaro, quindi ci sarà possibilità di calcio d'angolo per la Svizzera. Calcio d'angolo dopo 40 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Calcio d'angolo che sta per essere battuto sul fianco destro da Turkilmaz. Colpo di testa è stato di Knup, la direzione di Jankov, poi tenta la volée Koller da lontano, si impegna Mikhailov e riesce a intercettare la palla. Conclusione da lontano di Koller, parata di Mikhailov. Cercano soluzioni da lontano i rossocrociati, visto che finora da vicino non sono mai riusciti a inquietare il portiere avversario. E qui ha scambiato con Docev, ancora Mikhailov. Procede Sirakov, ecco l'autore del gol del raddoppio per la Bulgaria. Passaggio su Balakov. Poi Jordanov ha intercettato Oettinger, Turkilmaz e Azutter. Ancora Sutter per Turkilmaz, che è stato chiuso dal ritorno in zona difensiva dell'onnipresente Jordanov. Il lancio intanto sulla fascia destra a cercare Kostadinov, si rinnova il duello con Orel. Raddoppio di marcatura con Bonvin, palla già ricevuta da Docev. Docev, Bonvin, Orel. Chiuso bene stavolta il Vallesano nei confronti del terzino laterale destro della Bulgaria, quindi Heinzerman, ancora Orel. Cerca di venire su verso la metà campo la Svizzera. Egli, palla che gli è stata intercettata da Sirakov. Jordanov, malgrado un tentativo di Koller, ancora Jordanov. Kerr, Egli, e c'è il fallo che è stato commesso nei confronti di Egli a centrocampo da parte di Balakov. Vedete Egli che giace infortunato a terra, è autorizzato il massaggiatore Henner al seguito della Svizzera a fare il suo ingresso in campo per prendersi cura di Egli che si è infortunato in uno scontro con Balakov. Vedete che continua a piovere sulle gradinate en plein air, come direbbero i francesi dello stadio Vasily Levski di Sofia. La pioggerella insistente che per il momento comunque non disturba il regolare andamento della partita. Bulgaria 2, Svizzera 0, è un punteggio sicuramente legittimo, almeno nella sostanza, quello che i bulgari hanno finora ottenuto contro una formazione elvetica che ha incominciato un po' a giocare dopo aver incassato la seconda rete di Sirakov. Lancio ancora di Egli, troppo lungo, agevole l'intervento di Mikhailov ed è sfuggito un gesto di stizza Stiliche, che in panchina ha gettato a terra un maglione che si trovava nelle vicinanze. Koller, Turkilmaz, ho anticipato Kiriakov. Balakov, il lancio in mezzo per Kostadinov, lo scatto con Egli, è un po' in ritardo Egli e poi il passaggio all'indietro di Egli
per Huber. È caduto Costadino, ma l'intervento di Egli è stato sicuramente sulla palla. E Svizzera che riguadagna la metà campo avversaria nel frattempo con Orel, Krupp, ancora Krupp. Sono stati addosso in tre, uno per volta, si è arreso su Ivanov, poi ha subito l'attacco in prossimità della linea laterale di Bonvin. Interruzione di gioco da parte di Assenbacher, quindi punizione per l'infrazione che è stata commessa da Bonvin a favore della Bulgaria. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Iliev. Siamo già entrati, recuperi esclusi nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo, Bulgaria 2, Svizzera 0. La punizione di Iliev, duello aereo a Herr Kostadinov, la spuntata il difensore centrale del Losanna, quindi Heinz Zerman. Il lancio a cercare Turkilmaz che se la vede con Ivanov, Ivanov lo anticipa, duello Ivanov-Turkilmaz, la Svizzera conquista perlomeno un'altra rimessa laterale. Ci si deve accontentare, Turkilmaz rimessa in gioco direttamente su Oettinger. Centro ribattuto in fallo laterale da Balakov. Intanto arriva l'arbitro Assenbacher, che ha visto una irregolarità e quindi concede alla Svizzera la punizione. Beatsuter, due bulgari in barriera, più piccolo di Kiviakov. Qui la palla è andata a atterrare in una zona dove non c'erano rossocrociati. Docev la recupera effettuando la rimessa in gioco. Ormai siamo al 45esimo del primo tempo, fra poco l'arbitro Assenbacher manderà le squadre negli spogliatoi. Qui c'è un'altra infrazione commessa dagli svizzeri e altra possibilità di calcio di punizione da parte della Bulgaria, che nella prima mezz'ora ha segnato due gol controllando poi agevolmente la situazione dell'ultimo quarto d'ora di questo primo tempo che si sta spegnendo. Si è allineata all'altezza del cerchio mediano la nostra difesa, che gioca come detto senza battitore libero, in linea, con qualche rischio che si è evidenziato nel corso di questo primo tempo. Ancora Herr, lo scambio con Heinz Zerman, il passaggio a cercare Knupp, Knupp se la vede con Ivanov, in sovrapposizione Beatsuter, ancora Knupp. Knupp in area di rigore, poi la palla è deviata dal roccioso Kiriakov oltre il fondo, calcio d'angolo per la Svizzera, dovrebbe esserci il tempo per calciarlo dalla destra. Heinz Zerman si appresta alla battuta, vedete intanto i giocatori di riserva della Bulgaria, ha ricevuto Koller al limite dell'area di rigore, in area di rigore Koller fa tutto da solo, poi dà l'indietro ancora ad Heinz Zerman, i due non si capiscono e purtroppo questi fraseggi sbagliati si sono ripetuti spesso nel primo tempo. E c'è rimessa laterale in favore della Bulgaria, ma l'arbitro Hans Assenbacher, se riesco, ha dato nel frattempo il segnato della prima parte. I bulgari sono apparsi migliori di noi dal punto di vista fisico, tecnico e mentale soltanto nell'ultimo quarto d'ora, quando però i bulgari si sono calmati dopo aver segnato due reti nei primi 30 minuti. I rossocrociati hanno avuto qualche possibilità di mettere il naso alla finestra senza peraltro riuscire a inquietare il portiere Mikhailov. Intanto in sovraimpressione vedete scorrere ancora i nominativi dei giocatori della Bulgaria con Mikhailov portiere, Tocev, Ivanov, Kiriakov, Iliev, Yankov, Kostadinov, Yordanov, Penev, Sirakov e Balakov. Non ci sono stati dei cambiamenti durante la pausa, ma abbiamo visto che nel corso dell'intervallo Chapuisat si è insistentemente preparato a centrocampo, quindi è probabile che fra poco entrerà il giocatore, anzi è già entrato, lo vediamo con il numero 14 in campo, Chapuisat, che è stato dunque mandato sul terreno da gioco all'inizio del secondo tempo da Uli Stiliche. C'è questo tentativo di cross, il colpo di testa da parte di Beatsuter e questa opportunità che la Svizzera non concretizza dopo un minuto di gioco nel corso della seconda parte. Colpo di testa in tuffo di Beatsuter che vedete dietro i nominativi dei giocatori elvetici che scorrono sul teleschermo su un cross dalla sinistra, e quindi gli elvetici hanno avuto qui la loro prima autentica occasione da gol. Beatsuter, rinvio dal fondo intanto del portiere bulgaro Mikhailov, è stato inserito al posto di Koller, Chapuisat che gioca quindi alla sinistra con Beatsuter al centro, Knupp a destra e Turkilmaz che continua ad occupare una posizione di centrocampista avanzato. Oettinger,
La palla è stata messa fuori dall'intervento di Jankov, rimessa in gioco dello stesso Oettinger. Il passaggio verso Knupp, quindi Sirakov sul servizio di Balakov, contropiede minaccioso dei bulgari, va in sovrapposizione Kiliakov, che viene in effetti servito. Il centro di Kiliakov, il colpo di testa di Kostadinov e la palla respinta dal montante. Palo di Kostadinov, il tuffo di testa su cross dalla sinistra di Kiliakov, che era andato in sovrapposizione ed era stato servito. Quindi opportunità per i bulgari, rivediamo il centro di Kiliakov e poi il colpo di testa in tuffo di Kostadinov, che anticipa Egli. La palla è ribattuta dalla base del palo alla destra di Uber. Intanto c'è la Svizzera che attacca con Heinzelmann, passaggio per Beatzutter, mentre induciamo ancora sul replay dell'azione di poco fa, allontanamento di Iliev, anticipo su Chapuisat. Vedremo se la presenza di Chapuisat conferirà maggior vivacità al reparto offensivo svizzero, che è parso piuttosto spento nel corso del primo tempo. La Svizzera aveva segnato anche un gol con Donver, ma un punto annullato per precedente fallo di mano. Chapuisat la vede con Docev, che gli ha tolto la palla. Sirakov scatta Penef e sulla sinistra è andato a tentare di mantenere la palla in gioco, riuscendovi Balakov. Balakov ancora, sta entrando in area di rigore Balakov, poi Jordanov, anticipo stavolta efficace di Egli, e la Svizzera se la cava a buon mercato in questa situazione veramente molto difficile. Inizio di secondo tempo vivace da una parte e dall'altra. C'è stato il colpo di testa in tuffo di Kostadinov sul palo dopo il cross di Kiliakov, e per la Svizzera abbiamo avuto la possibilità pure in tuffo di testa di Beatzutter, palla fuori di pochissimo al primo minuto. Knupp, lanciato da Heinzelmann, va a chiudere Iliev, intonato l'avversario Adrian Knupp, e quindi avremo la punizione per la Bulgaria. Fallo di Knupp, arriva l'arbitro tedesco Assenmacher, che nel primo tempo ha ammonito Orel per fallo su Kostadinov. Pressione battuta intanto da Iliev verso il portiere Mikhailov. Turkilmaz va a disturbare un po' il portiere nell'effettuazione del rinvio. Palla a centrocampo, Balakov anticipato da Oettinger, il colpo di testa di Kiliakov, questi è Jordanov, poi ha alzato un po' troppo la gamba Kheir, vantaggio, indica il signor Assenmacher, poi Balakov ha tentato un suggerimento in profondità, ma la palla è andata fuori. Kheir rimessa in gioco per la Svizzera e l'incarico passa poi a Oettinger. Egli, il passaggio verso Beatzutter, Heinzelmann, Orel. La Svizzera cerca di rovesciarsi nella metà campo avversaria, Egli è chiuso fra due bulgari e subisce il fallo, quindi calcio di punizione circa 25 metri dalla porta di Mikhailov. Sono stati Ivanov e Tocev a chiudere in sandwich Andy Egli, quindi punizione per la Svizzera. Quando si gioca ormai da 3 minuti nel corso del secondo tempo, calcio di punizione indiretto, come indica tenendo il braccio alzato il tedesco Assenbacher, arbitro di questa partita. E intanto c'è Mikhailov che è uscito su Chapuisat, che gioca con il numero 14, lo vedete in area di rigore, dal secondo tempo al posto di Koller. Colpo di testa di Egli, Sutter, disturbato da Jankov, mantiene la palla, Sutter, Ivanov, non c'è fallo, l'arbitro ha ritenuto che l'intervento sia avvenuto sulla palla, Kiliakov inseguito da Oettinger, Balakov, e c'è il fallo di ostruzione di Kheir nei confronti di Balakov. Altro calcio franco in favore dei bulgari, c'è da Balakov che vedete confortato da Kiliakov, l'infrazione è stata commessa a ostruzione da parte di Dominik Kheir. Posizione che è già stata battuta. Ora Heinzelmann fermato da Balakov, e stavolta è Balakov che ha finito per commettere fallo, ha scalciato via la palla e Assenmacher estrae il cartoncino giallo, ha ammonito Balakov, che si aggiunge quindi a Orel sulla lista dei cattivi di questa partita per aver scagliato via la palla mentre la Svizzera stava fruendo di un calcio di punizione. Balakov è stato ammonito, calcio di punizione che sta intanto per essere battuto da Oettinger. Sempre Bulgaria 2, Svizzera 0, 5 minuti nel corso della ripresa. Ecco
con la posizione battuta da Oettinger, palla a Bonvin, il tocco per Heinzerman, il lancio in area di rigore per Beazzutter, che però si è fatto anticipare da Kiryakov. Ha suscitato molte discussioni durante la pausa l'assetto tattico difensivo della Svizzera, con la retroguardia disposta in linea, ma con giocatori centrali come Egli soprattutto e piuttosto lenti, e quindi spesso presi d'infilata dai più agili e veloci avversari. Sovente anche nei momenti di avanzamento con Oettinger e Orel sulle fasce, Egli è rimasto attardato, tagliando così la possibilità di mettere in fuori gioco i bulgari. Intanto c'è uno scambio fra Orel e Heer, i due del Losanna. Tenta di intervenire Penef, che è stato coinvolto in modo decisivo in entrambe le occasioni da gol. Il costadino vede Sirakov nel primo tempo, Sirakov ancora in avanti, attenzione a Jordanov che appare in sovrapposizione sulla destra, li mette in mezzo Penef, la schiacciata da parte di Oettinger su Sirakov, Sirakov ancora e salvataggio in calcio d'angolo di Kerr. Bel numero di Sirakov e perde la pazienza Uli Stilic, che si alza in prossimità della panchina rosso crociata. Altro momento molto delicato per la nostra retroguardia e bel numero in slalom di Sirakov, che ha conquistato un calcio d'angolo sulla deviazione sul fondo di Kerr. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Jordano. Vediamo in primo piano il giocatore protagonista dell'azione di poco fa. Ancora Jordano che mette in mezzo, fuori gioco di Iliev, fuori gioco di Iliev davanti a Huber. E quindi avremo la punizione per la Svizzera. Riceve Huber, che come già detto non è stato molto fortunato nelle due circostanze in cui è battuto, in entrambe le volte non è stato in grado di ammaestrare difficili palloni a terra. Un'altra punizione in favore della Svizzera, che gioca all'offensiva come avrebbe dovuto fare nella prima mezz'ora, ma si gioca sempre in funzione di come e quanto l'avversario lascia fare. Nella prima mezz'ora del primo tempo i bulgari hanno ampiamente dominato. Punizione battuta da Inzerman su Bonvin, disturbato da Tocev. Ricevuto Orel, c'è Penef in agguato, palla Egli, Egli allo scambio con Heinzerman, davanti al quale c'è Jordanov, il centro per Chapuisat disturbato da Ivanov. Supremazia territoriale ora dei rossocrociati, che guadagnano questa rimessa in gioco avvenuta su Chapuisat da parte di Heinzerman, che riceve ancora, butta in mezzo, la rovesciata è stata di Tocev. Penef ha schiacciato su Sirakov, l'azione proseguita da Kostadinov. Kostadinov per Kiryakov, che è un po' un motorino come vedete sul fianco sinistro, sempre presente in queste fasi d'avanzamento. Ha ricevuto Kostadinov in mezzo per Penef, anticipo di Orel. Poi ancora Kostadinov che ha sottratto la palla, Kiryakov. Orel si riprende il pallone che aveva perduto, lo scambia con Heinzerman, intervento di Ivanov, non c'è fallo, norma del vantaggio applicata dall'arbitro tedesco. Beazzutter, Oettinger, davanti al quale c'è Jordanov, riceve Bonvin e lascia sfilare la palla in direzione di Orel. Il tocco su Chapuisat, chiuso da Ivanov che non gli concede un palmo di spazio. Avanza Sirakov, contropiede per la Bulgaria. Sirakov riceve Penef che entra in area di rigore, attenzione Penef di sinistro e la palla va fuori. Altra grossa opportunità non concretizzata dai bulgari per andare sul 3-0 con questa stoccata di sinistro di Penef che ha mandato la palla al lato. Rivediamo l'azione, Penef che entra in area, vedete che libera il sinistro ma la sfera è sul fondo. Un montante di testa di Kostadinov, questa azione di Penef sul conto profitti dei bulgari nel secondo tempo. Per la Svizzera il colpo di testa in tuffo di Beazzutter al primo minuto, fuori di pochissimo. Egli verso Orel. Intanto c'è Ebi che si sta scaldando a bordo campo per la Svizzera. È già entrato Chapuisat all'inizio del secondo tempo per Marcel Koller, unico giocatore su prestito del Grasshoppers in questa selezione rosso-crociata. Nel frattempo Krupp è stato anticipato da Ivanov, quindi non c'è calcio d'angolo per la Svizzera ma rinvio dal fondo per la Bulgaria. Ha rinviato Mikhailov, ha interrotto Balakov, rimessa in gioco per la Svizzera. Penef ha sparacchiato via il pallone che controllava Oettinger.
Rimessa in gioco della stessa Ottiger, Heinz Zierman ancora Ottiger, se la vede con Balakov, poi Kiriakov. Egli ha sottratto il pallone di un soffio a Penef, lo ha dato da Heinz Zierman. Sempre Heinz Zierman, se la vede con Kiriakov. Heinz Zierman, buona possibilità, parte il tiro, ma è poco centrato e la palla va fuori. Buon numero di Heinz Zierman che si è liberato di Kiriakov e dal limite ha messo la palla sul fondo. Episodio ormai all'undicesimo della ripresa. Altro rinvio di Mikhailov, Balakov, Heinz Zierman verso Ottiger, pallone rilanciato verso Penef, Penef che è lungo come più di Egli di Kerr, ma è nettamente più veloce, mette in mezzo allontanamento di Egli e quindi di Kerr, palla a centrocampo, Bonvin, passaggio verso Chapuisat, avanza Chapuisat, il centro, vigila Ivanov, posizione Turkilmaz che si avventa su Mikhailov, ma il portiere lo ha anticipato. Ha qualcosa da ridire Turkilmaz, lo rivediamo. La parata sul tocco all'indietro di Ivanov, del portiere capitano dei Bulgari. Le immagini sono di nuovo in diretta. Turkilmaz anticipato da Dochev, riceve il pallone Beazzutter. Beazzutter tira direttamente in porta, la palla rimbalza, Knupp e la palla in gol, 2-1, Knupp su un tiro di Beazzutter non trattenuto dal portiere, di mezzo alle distanze, riporta in partita la Svizzera. Intanto c'è un giocatore bulgaro che vedete arrotolato in fondo alla rete, forse si è infortunato. Comunque Knupp su un tiro di Beazzutter non trattenuto dal portiere al 14° del secondo tempo, di mezzo alle distanze per la Svizzera, Bulgaria 2, Svizzera 1. Possiamo rivedere la conclusione di Beazzutter, il portiere tradito dal rimbalzo, riesce in qualche modo a smanacciare, arriva Knupp che bene appostato incrocia e mette in rete, malgrado il tentativo disperato, vedete, di Ivanov che poi si è infortunato in fondo alla rete della propria squadra. Bulgaria 2, Svizzera 1, è un gol che rende significati che sembravano dimenticati a questo confronto. Ora vedremo se la Svizzera saprà continuare a mantenere questa supremazia nella metà campo avversaria che aveva ottenuto nel corso della prima parte del secondo tempo. Nel frattempo c'è stato un fallo su Egli, la posizione è già stata battuta. Kerr, il servizio su Beazzutter, in contropiede Ottiger rimedia in Zierman, ancora Knupp, il tocco verso Ottiger, la restituzione di palla a Knupp, Knupp che rimette in mezzo Kiriakov, passaggio verso Balakov. Vedete Knupp, l'autore del gol rosso crociato, che rientra, mentre c'è un contropiede insidioso di Balakov, intercettato da Kerr per la Bulgaria. Riparte la Svizzera, Bonvin lascia sfilare il pallone nel raggio d'azione di Chapuisat. Chapuisat serve molto bene di ritorno Bonvin. Bonvin ha saltato a sua volta agevolmente Iliev. Bonvin, area di rigore, parte il centro, la parata di Mikhailov. Turkilmaz attendeva il passaggio appostato all'altezza dell'area minore dei Bulgari. Accelerazione degli svizzeri che si sono scossi all'inizio del secondo tempo, evidentemente catechizzati da Uli Stilic negli spogliatoi, sono riusciti a segnare con Knupp. Tanto qui rivediamo il centro di Bonvin e la parata di Mikhailov con, vedete, Turkilmaz controllato da Kiriakov all'altezza dell'area di porta. Lancio nel frattempo di Balakov verso Kostadinov, è intervenuto Orel, ha commesso fallo, mentre comincia a inquietarsi anche Casimir Borisov, l'assistente dello squalificato Ivan Vucov, il selezionatore bulgaro. Calcio di punizione sulla palla Kostadinov, che poi viene rilevato da Jordanov. Jordanov ha battuto incontro a Balakov, Balakov accelera, è stato fermato in modo eccellente da Orel, contropiede intanto portato da Beazzutter, il pallone successivamente portato nella metà campo avversaria da Ottiger. Sulla destra in attesa di ricevere il passaggio, in effetti è servito Knupp, restituzione verso Ottiger, il centro di Ottiger in mezzo, Turkilmaz, anticipo di Jordanov, palla fuori, Balakov, Balakov, Sirakov, mentre Penef e Costadino facendo il passaggio e entra in gioco anche Balakov, ha diverse possibilità Sirakov, poi c'è l'intervento giudicato irregolare in ostruzione su Balakov da parte di Egli.
Balakov e Sirakov entrambi a terra, seduto vedete in primo piano Balakov alle sue spalle, a terra colpito da Egli il numero 10 Sirakov. E di calcio di punizione a 20 metri in posizione centrale dalla porta di Hoover alla ripresa del gioco dopo questa concitata situazione che rivediamo quasi all'ingresso della nostra area di rigore. Qui c'è l'intervento su Sirakov da parte di Egli, l'allontanamento nel frattempo di Orel che aveva anticipato Balakov. Intanto si profila un cambio anche nella selezione bulgara. Avete Casimir Borisov. Mentre ci sono alcuni giocatori in tuta che si stanno preparando a bordo campo. Vedremo chi fra Georgiev, Todorov, Tanev e Aleksandrov verrà mandato sul terreno da gioco e chi gli farà posto. Dovrebbe entrare Tanev, che si sta preparando. Intanto seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. Jordanov parata, il tiro era centrale di Stefan Hoover, nessun problema stavolta per il portiere del Losanna che viene disturbato da Sirakov. Rivediamo la punizione di Jordanov e la parata di Hoover. 2-1 per la Bulgaria. Torniamo in diretta per questa infrazione che è stata commessa su Pom da parte di Jordanov. Il calcio di punizione, posizione già stata battuta, ha ricevuto Knup, parte il tiro di Knup, la sfera è ribattuta da Ivanov, allontanamento di Jankov che era schiacciato nel raggio d'azione di Oettinger, alle prese con Balakov, ha mantenuto il possesso di palla Oettinger. Knup d'anticipo si è infortunato scontrandosi con Iliev. Infortunio a Knup e a Iliev che si sono scontrati e che vedete giacciono entrambi a terra infortunati. Knup e Iliev verranno a correre di massaggiatori mentre sta per essere richiamato Sirakov e al suo posto entrerà il numero 16 Tanev, lo vedete già pronto a bordo campo per la Bulgaria. Quindi Sirakov uscirà e al suo posto entrerà con il numero 16 Tanev, eccolo il numero 16, giocatore di riserva, e con il numero 10 il rappresentante dell'UEFA pronto a richiamare il bulgaro che porta questa maglia, cioè Sirakov, che è stato l'autore del secondo punto nel primo tempo. Intanto sono sempre infortunati a terra Iliev e Knup, che si sono scontrati cercando generosamente di entrare sulla palla. Knup si è già ripreso, ancora a terra Iliev. Ritter ha avuto un buon ritorno nel secondo tempo, i bulgari forse si sono illusi di poter amministrare le due lunghette di vantaggio. Il gol di Knup ha riaperto un po' la gara, vedremo fino a che punto. Intanto si perfeziona il cambio, vedete Sirakov che si appresta a uscire e a far posto al numero 16 Tanev. Entra Tanev, i giornalisti bulgari dipingono come un eccellente tecnico. Vedremo se darà il suo contributo al posto di Sirakov, quindi siamo a un cambio per parte, Schaffisa per Koller nella Svizzera, ora Tanev per Sirakov nelle file della Bulgaria. È già ripreso, in posizione verticale anche Iliev, calcio di punizione che lo stesso Iliev batte verso Jordanov. Cerca di disturbare Jordanov, bomba, tocca il suo primo pallone Tanev, accelera Tanev. E il passaggio è per Penev che controlla male, favorisce il rinvio di Kerra. Qualche accelerazione offensiva ora da parte dei bulgari, che hanno visto il loro vantaggio dimezzato dal gol rossocrociato di Knup. Rimessa di Tocev. Di testa bomba, anticipato le intenzioni di Costadino, fa in Zerman ancora Bomba e ha buttato la palla fuori Tanev. Rimessa di Orel. Egli cerca di accelerare la Svizzera, scambio fra i due centrali, Egli e Herr Oettinger. Lancio verso Beazutter, è disturbato da Jankov. Herrmann
Zup ha spucciato male questa palla, favorendo il recupero difensivo di Kiriakov. La palla Mikhailov, sempre in agguato Turkilmaz. Rinvio verso Penef, si rinnova il duello fra i due, cioè Penef e Kheir. E poi c'è un fallo netto di Penef nei confronti di Otti, che reciterà il cartoncino giallo anche per l'attaccante bulgaro del Valencia. Ammonito Penef per il fallo commesso ai danni di Ottiger. Quindi sono tre giocatori ammoniti in questa partita. Rivediamo. Infrazione su Ottiger da parte di Penef. C'è uno sgambetto da tergo, quindi è tutto legittima l'interpretazione di Assenmacher, che ha ammonito il giocatore bulgaro. Ammoniti Penef e Balakov per la Bulgaria e Orel per la Svizzera. Ci sono proteste, vedete, dalla panchina elvetica per la mancata concessione alla Svizzera di una rimessa in gioco che invece passa ai bulgari. Un po' di insofferenza sulla panchina, dove vedete Uli Stilike piuttosto impacuccato nella giacca della tuta. E ancora possibilità di calcio franco con Jordanov per la Bulgaria. Siamo ormai verso il 24esimo nel corso del secondo tempo. Bulgaria 2, Svizzera 1. Tanev. Ora Tanev, accelerazione, allontanamento di Kheir, Turkilmaz anticipato da Ivanov. Kiriakov, lotta Kiriakov e Azzutter, fallo del giocatore del Neuchâtel Xamax, altro intervento di Assenmacher. Finora ha diretto bene questa partita. Avremo il calcio di punizione ancora per la Bulgaria. Continua a piovere, terreno via più viscido, soffia anche un po' di vento in favore dei rossocrociati. Posizione di Ivanov, poi Tanev ha toccato sostituendosi al difensore verso Jordanov. Posizione quindi di Tanev per Jordanov. Docev ha controllato bene la palla che scendeva dall'alto, quindi Penef. Egli, dopo un'esitazione di Kheir, palla a Bonvin. Continua l'azione Chapuisat, anticipo. E poi fuori gioco di Penef e di Kostadinov, segnalato dal guardaline. Fuori gioco dei due bulgari, calcio di punizione già battuto per la Svizzera. Imposta Beazuter. È stato decisivo nell'azione del gol di Knup. Heinz Zierman. Orel, Svizzera che si rovescia all'ingresso dell'area avversaria. Knup tocca per Turkilmaz. Ivanov ha intercettato. Buona nelle intenzioni questa combinazione fra Knup e Turkilmaz, non giunta a buon segno per l'intervento di Ivanov. Rimessa laterale intanto di Orel. Egli, Heinz Zierman. Ora la Svizzera che sta dominando nella metà campo avversaria, lavora soltanto di rimessa la Bulgaria, ma qui c'è un passaggio del tutto sbagliato tra Bonvin, Chapuisat di Knup. Possono quindi respirare i bulgari di Capitan Mikhailov. Tempo c'è Docev che si porta a bordo campo sotto la tribuna e chiede di essere assistito. Vedremo se ci sarà la seconda sostituzione nelle file della Bulgaria. Docev a bordo campo infortunato, probabilmente uno strappo alla coscia. Noi abbiamo cercato di interpretare i suoi segnali. Mentre c'è Egli, è intervenuto di testa dando sui piedi di Heinz Zierman. Ostacolato da Tanev. Orel, Chapuisat. Ancora Chapuisat che viene sgambettato da Ivanov. E di altra punizione per la Svizzera, vedete Assenmacher che richiama Ivanov, il numero 3, che gioca nel Betis di Siviglia. Sono due giocatori infortunati a terra, sono Chapuisat dopo il fallo di Ivanov e Docev, che probabilmente ha rimediato uno strappo cammin facendo. Quindi squadre momentaneamente in 10. Ma Chapuisat sta rientrando, lo vedete, sia pure zoppicante, vedoci anche lui da un lungo infortunio. Ha giocato finora una partita sola per intero nel Bayern Dingen in Bundesliga. La posizione di Heinz Zierman, Beazuter, possibilità per Knup. E quindi Chapuisat sul rinvio un po' approssimativo della difesa bulgara. Palla si è spenta in fallo laterale, rimessa in gioco, assegnata alla Svizzera, bomba. Il passaggio in direzione di Heinz Zierman. Accelerano i rossocrociati, non sono più così sicuri come prima i bulgari. Chapuisat, Knup, ancora Heinz Zierman, il tiro, la deviazione, la palla che si impenna e va a terminare in fallo laterale. Rimessa in gioco ancora per la Svizzera, che sta premendo alla ricerca del pareggio.
si sono un po' capovolte le sorti della partita rispetto al primo tempo, cui gli svizzeri erano parsi in gravi difficoltà. Vedete che si deve recuperare addirittura la palla finita sotto una vettura a bordo campo, scene che spesso succedono negli stadi dell'est che hanno queste piste in cemento intorno ai campi di gara. Rimessa in gioco di Bonvin, colpo di testa di Krupa, Inzerman butta in mezzo, Turkilmaz è stato anticipato a Inzerman, tiro di Jordanov, il colpo di testa di Orel, situazione regolare, c'è sempre Iliev alle spalle dei difensori bulgari a scongiurare l'offside per gli svizzeri. Tanev, fallo di Egli nei confronti di Tanev, e quindi altro calcio di punizione per i bulgari. Viaggio ormai verso la mezz'ora nel corso del secondo tempo, 2-1 per la Bulgaria, che sta battendo questo calcio di punizione con Iliev. Penev, tanto Docev non sembra in grado di continuare, tra poco ci sarà la seconda sostituzione nelle file della Bulgaria, è pronto ad entrare con il numero 14 Todorov, giocatore che segnò 2 gol nella partita di Bucarest vinta dalla Bulgaria 3-0 contro la Romania. Intanto c'è stato uno scambio Bonvin Knup, Knup che se la vede con l'irriducibile Kiryakov, non c'è fallo di Kiryakov nei confronti di Knup, ancora Kiryakov riceve applausi, poi il lancio di Jankov per Kostadinov, Kostadinov contro Egli, Penev prende posizione al centro, Kostadinov in area di rigore, palla all'indietro, ancora Kostadinov, Tanev che allunga un po' troppo la palla, Tanev va a scivolone, è intervenuto Kerr e poi ha rubato letteralmente il tempo all'avversario riuscendo a toccare corto per Einzerman. Esce quindi da una situazione delicata la Svizzera, mentre si profila il secondo cambio dei bulgari, sta per uscire Tocev e sta per entrare con il numero 14 Todorov, lo vedete. Oettinger, il passaggio verso Knup, ancora Oettinger, poi collabora Beatzutter dalla parte opposta, Knup, Beatzutter, accelerazione di Beatzutter, fallo, fallo che è stato commesso in modo inequivocabile da Jankov, e vuole approfittare Casimir Borisov di questa interruzione di gioco per operare il secondo cambio, esce Tocev infortunato, entra con il numero 14 Todorov. Del Lokomotiv di Sofia, quindi cambio fra due giocatori della stessa squadra, esce Docev, entra Todorov. Dopo 32 minuti nel secondo tempo, Bulgaria 2 Svizzera 1, punizione di Einzerman, per poi la conclusione alta in lunetta di Beatzutter. La buona opportunità questa che non è stata sfruttata dei rossocrociati sulla punizione di Einzerman, la conclusione alta dalla lunetta di Beatzutter. Ecco il giocatore dell'Oxamax, è stato l'artefice dell'azione del gol di Knup, un suo tiro ribattuto da Mikhailov è stato ribadito in rete dall'attaccante del Lucerna. Dal fondo Mikhailov, palla nel raggio d'azione di Bonvin, la schiacciata su Chapuisat, affrontato da Jankov, rimessa in gioco per la Svizzera Bonvin, passaggio su Einzerman che poi non è funzionato, l'appoggio verso Chapuisat, andranno alla rimessa laterale stavolta i bulgari. È stato richiamato in panchina da Uli Stilic e Ebi, che aveva sgambettato per un po' in tutta a bordo campo. Comunque il coach elvetico ha ancora la possibilità di operare un cambio, è entrato il solo Chapuisat nel secondo tempo al posto di Koller. Orel, eccolo alle prese con Todorov, sempre Orel, Inzerman, Turkilmaz, appoggio verso Chapuisat in area di rigore, c'è stato un intervento forse non del tutto ortodosso su Chapuisat da parte di Iliev, protestano i bulgari, non si capisce perché, la rimessa laterale di Bonvin, ancora Chapuisat, sempre Chapuisat disturbato dall'irriducibile Jankov, il suo diretto avversario, il numero 6 bulgaro, e Bonvin ancora alla rimessa laterale, Chapuisat, Jankov lo ha anticipato, Orel in recupero sul veloce Kostadinov,
palla controllata in modo pulito da Orel, tocca Knup, appoggio verso Bonvan che si fa anticipare da Ivanov, cercano il contropiede i bulgari per alleggerire un po' la pressione nella loro metà campo. Anef si è fatto soffiare la palla da Heinz Herrmann, sta crescendo la Svizzera, ancora Heinz Herrmann, passaggio verso Türkılmaz, ha controllato male l'attaccante del Bologna e quindi Balakov che impegna sulla fascia laterale Oettinger, scivolato Balakov, poi tenta di andarsene via, fallo di Oettinger. Ecco Oettinger e Balakov, colui che ha effettuato il fallo e colui che l'ha subito, quindi punizione per la Bulgaria. Ha ricevuto Jordanov, le sue tracce è andato Bonvin e poi è stato Beazuzzer a intercettare la palla, contropiede svizzero, Knup, passaggio verso Türkılmaz, Jankov butta a centrocampo, contropiede minaccioso di Tanev, mentre devono ripiegare per sottrarsi al fuorigioco i bulgari, Kostadinov, Penev in posizione centrale, Kostadinov, Penev, Penev inseguito da Orel, attenzione Penev, va al tiro direttamente, un raso terra che sfugge al controllo di Huber, poi il portiere losannese ritorna in possesso di palla con la collaborazione di Egli, rivediamo la conclusione di Penev e la palla che sfugge a Huber che poi la recupera con la collaborazione di Egli. Torniamo in diretta, Heinz Herrmann porta la palla a metà campo, poco più di 10 minuti al termine, Bulgaria 2, Svizzera 1, Beazuzzer, Heinz Herrmann, ancora Beazuzzer, Knup, Heinz Herrmann d'anticipo, è finito giù dopo un intervento di Ivanov indubbiamente piuttosto pesante, vediamo cosa decide Assenmacher. Fallo commesso da Ivanov nei confronti di Heinz Herrmann che ha compiuto letteralmente un volo finendo a terra, auguriamoci che non si tratti di nulla di grave, no? Ci confortano queste immagini che ci presentano Heinz Herrmann di nuovo in posizione verticale. Fallo di Ivanov, forse ci voleva il cartoncino giallo, lo stesso metro di giudizio dell'arbitro tedesco in altre circostanze per Ivanov, però non è stato ammonito, quindi punizione, batte lo stesso Heinz Herrmann, palla sotto rete, colpo di testa di Kerr, quindi Bonvin, recupero di Chapuisat che viene però saltato da Todorov, raddoppio Chapuisat, Bonvin contro Todorov, Chapuisat ha avuto la meglio, Jordanov gli ha tolto la palla, fallo di Chapuisat, Jordanov, punizione su Penev, scatta Kostadinov, su Balakov è intervenuto d'anticipo Kerr, Bonvin, questi è Oettinger, palla fatta proseguire verso Herrmann, poi è scivolato Herrmann, è riuscito ad allungare la palla a Knup, ancora Knup in buona posizione, Knup, apertura un po' troppo forte a beneficio di Orel che non ha fatto in tempo a trattenere la palla in gioco, è indubbiamente cresciuta nel corso del secondo tempo la Svizzera, il gol di Knup ha rianimato il gioco degli elvetici e in parte ha contribuito a destabilizzare un po' quello dei bulgari, ora appoggiano un contropiede abbastanza impreciso e improbabile con Todorov, palla che è stata comunque toccata dagli svizzeri, lo stesso Todorov alla rimessa laterale, arriva ad effettuarla Tanev, due gol banali subiti nella prima mezz'ora nel primo tempo da Kostadinov e da Sirakov hanno chiaramente compromesso anzitempo le possibilità degli svizzeri che però nella ripresa sono battuti molto meglio di quanto non avessero fatto nel primo tempo dimezzando le distanze con Knup. Ora però attenzione ancora a Penev, passaggio verso Todorov, Todorov ha tentato un 1-2 con la collaborazione di Kostadinov, Beazuzzer ha intercettato, palla Knup, servizio volante su Bonvin, Heinz Herrmann davanti a Penev, Chapuisat, Chapuisat finta delicata nei confronti di Jankov e servizio splendido per Bonvin, bella giocata di Chapuisat che continua, Chapuisat entra in area di rigore, viene messo giù, a nostro avviso forse c'era il fallo, l'arbitro ha ritenuto che l'intervento del difensore bulgaro sia stato effettuato sulla palla e quindi rimessa laterale per la formazione elvetica, ma bello spunto di Stefan Chapuisat. Egli, Kerr, servito il collega di fascia Oettinger, poi il centro troppo sotto porta, la sfera è direttamente sopra la traversa di Mikhailov, Türkılmaz accelera il recupero della palla, cerca di non perdere tempo da parte degli svizzeri che intravedono ancora la possibilità di pareggiare,
invio di Mikhailov, 7 minuti al termine, Bulgaria 2, Svizzera 1 a Sofia. Orella anticipato da Costadino, Fenef, Vigilacher, e palla Huber molto meno impegnato nella seconda parte rispetto alla prima. È stato anticipato Knupp da Iliev, Taneffa, Inserman, ancora Knupp, Svizzera che attacca ancora Knupp, è intervenuto Fenef che gioca anche lui all'altezza dei difensori e matura un'altra rimessa laterale in favore della Svizzera. Ha recuperato la palla Beazutter, ma la rimessa in gioco verrà verosimilmente effettuata da Oettinger. Ecco, è così. Herman, Oettinger, è intervenuto Kiryakov, ha recuperato la palla la Svizzera, passaggio verso Einzerman, la schiacciata di Todorov, contropiede intanto di Jordanov, ha portato a metà campo per la Bulgaria, Balakov, colpo di tacco ancora, Jordanov che ha lanciato Todorov, Todorov, appoggio in mezzo, Egli anticipa i due bulgari, che erano Kostadinov e Jankov, ai quali il pallone era destinato, spera di nuovo a centrocampo, Knupp, appoggio su Beazutter fermato da Kiryakov, contropiede pericoloso, Kiryakov sdroppa sulla fascia sinistra, sempre Kiryakov, attendono Penef e Kostadinov, parte il centro, ha toccato Egli con la collaborazione di Kerr, Oettinger, Herman non raggiunge la palla, Tanev lo anticipa, il pallone verso Jordanov, ha dato un giro di vite al suo gioco offensivo, ora la Bulgaria, Jordanov fa tutto da solo, Jordanov, area di rigore, il tiro e la palla è di poco sopra la traversa, bel numero di Jordanov, eccolo a terra, si dimostra indubbiamente un giocatore di buona qualità questo Jordanov, che vediamo all'ingresso dell'area di rigore dopo una lunga galoppata a prestarsi al tiro, la sua conclusione è non di molto sopra la traversa della porta svizzera. Era nel frattempo di nuovo a centrocampo, il lancio di Einzerman su Bomba, la palla in fallo laterale sull'intervento di Jankov, Bomba, Chapuisat, e c'è fallo di Jankov nei confronti di Chapuisat, è intervenuto con la gamba alzata il numero 6 che gioca nell'Espi di Sofia, e quindi calcio di punizione per la Svizzera mentre Assenmacher si accerta del danno subito da Chapuisat e accorda al massaggiatore il permesso di fare il suo ingresso in campo. Ovviamente meritevole la prestazione di Chapuisat, che sta cercando di tornare ai suoi migliori livelli dopo un lungo periodo di infortunio. Intanto vedete Karl Engel che dà anche lui disposizioni dalla panchina rossocrociata, Karl Engel è il responsabile dei nostri portieri, mentre si appresta Shepul a entrare, intanto colpo di testa e palla in rete, la Svizzera ha pareggiato, Knupp clamoroso a 3 minuti dal segnale di chiusura, 2-2, Knupp l'uomo del destino di testa al centro dell'area di rigore dei bulgari, ha anticipato tutti e ha messo la palla in gol, 2-2, francamente un risultato che alla fine del primo tempo nessuno osava sperare. Knupp, un giocatore spesso discusso ma al quale Stirich ha continuato a dare fiducia, diventa quindi l'asso nella manica del nostro coach, l'uomo decisivo, eccolo girare in rete di testa sul calcio di punizione da sinistra, battuto da Chapuisat, anzi da Bonvin, la palla che restituisce alla Svizzera la situazione di parità, 2-2, la Svizzera con una doppietta di Knupp nel secondo tempo ha risposto ai gol di Kostadinov e di Sirakov nel corso del primo tempo, maggiore aggressività da parte degli svizzeri nel corso del secondo tempo, una maggior permeabilità da parte della retroguardia, ma soprattutto un maggior peso offensivo con l'innesto di Chapuisat che sul fianco sinistro è riuscito a vivacizzare molto il nostro reparto. Intanto si chiede il cambio, ecco Knupp, l'autore dei due gol rossocrociati, si chiede il cambio nelle file della formazione svizzera, viene richiamato proprio Knupp e al suo posto sta entrando Shepul. Quindi fa uscire Uli Stilich, l'autore dei due gol per la Svizzera, e fa entrare un uomo di contenimento, Shepul. A questo punto non è più il caso di rischiare, la Svizzera è riuscita a rimettere in sesto nel secondo tempo una partita che sembrava del tutto perduta nella prima parte, alla luce non tanto del punteggio ma anche del gioco che la Svizzera aveva espresso nella prima parte. Finalmente nel corso della ripresa abbiamo ritrovato la Svizzera aggressiva che piace a Uli Stilich,
e Adrian Knupf con due gol è riuscito a colmare il ritardo, ma attenzione, la partita non è finita. Ora è attesa la replica dei bulgari, che si smarriscono un po' con Kostadinov, contropiede svizzero che viene lanciato da Chapuisat. Ancora Chapuisat, Türkılmaz attende di essere servito, Türkılmaz entra in area di rigore, fuori gioco di Türkılmaz con passaggio in rete Beatsutter e il gol non sarà convalidato, peccato. L'arbitro Assenmacher non aveva visto il suo collaboratore guardalinee con la bandierina alzata già sul passaggio di Chapuisat verso Türkılmaz, e quindi il gol di Beatsutter, che avrebbe clamorosamente portato in vantaggio la Svizzera, non è stato convalidato. Ecco il passaggio di Türkılmaz, era lui in fuorigioco per Beatsutter, ma il gol non è stato accordato. 2-2, offside di Türkılmaz sul passaggio di Chapuisat. Intanto un centro da parte dei bulgari, Kostadinov, area di rigore elvetica, Kostadinov ancora tenta di liberarsi, Kostadinov e la parata di Huber che salva il risultato. Strepitoso riflesso di Huber che compensa qualche incertezza del primo tempo su questo intervento ravvicinato di Kostadinov che stava per riportare in vantaggio la Bulgaria. Davvero un finale di partita carico di emozioni, vedete Kostadinov e il riflesso di Huber che stavolta riesce a controllare. Ormai siamo negli ultimi minuti dell'incontro, Bulgaria 2, Svizzera 2. Rinvio dal fondo di Huber, bravissimo a intercettare poco fa la conclusione ravvicinata di Kostadinov. La palla ancora a centrocampo, ancora Oettinger, Türkılmaz, anticipato da Jankov, riceve Jordanov, Jankov, Todorov, Bonvin ha ributtato la palla, poi Chapuisat rende ancora al Vallesano, contropiede della Svizzera Türkılmaz. Attenzione a Türkılmaz che entra in area di rigore, lo anticipa Kiryakov, tocco all'indietro al portiere Mikhailov. Ancora Heer, c'è una situazione di offside procurata dai bulgari, vedete il guardalinee che ha segnalato all'arbitro la irregolarità, e c'è Oettinger che dà il pallone all'indietro al portiere Huber che sta per essere disturbato da Ivanov nell'effettuazione del disimpegno. La palla verso Bonvin, servizio su Chapuisat. Chapuisat è stato fermato da Todorov e conquista addirittura la rimessa laterale la Bulgaria. Vedete riassunta la situazione, bulgari nel primo tempo in gol due volte con Kostadinov e Kiryakov, doppietta di Knupf per la Svizzera nella ripresa. Ormai siamo in fase di recupero, c'è stato un fallo che è stato commesso ai danni di Penev. I bulgari possono quindi battere questo calcio di punizione. Punizione affidata come sempre a Jordanov, molta trepidazione sulla panchina rossocrociata, non si vorrebbe sciupare proprio negli ultimi istanti il prezioso pareggio. Conquistato nel secondo tempo il contropiede di Türkılmaz, attenzione Türkılmaz, tutto solo verso la porta di Mikhailov, Türkılmaz esce il portiere, lo aggira, la porta è vuota, tiro, palla in rete, 3-2, Türkılmaz al 90esimo, porta in vantaggio la Svizzera. Signori, davvero un epilogo straordinario di questa partita, vedete la mucchiata dei giocatori rossocrociati che travolge Kubilai e Türkılmaz che risolve il match in fase di recupero. Contropiede bruciante dell'attaccante del Bologna che vedete evita l'uscita del portiere. E poi, malgrado tenti disperatamente Kiryakov di intervenire, con tiro incrociato a porta vuota mette in gol. È il punto del 3-2, Svizzera in vantaggio. Clamoroso rovesciamento di fronte nel corso del secondo tempo. Possiamo ancora gustarci questo contropiede piccante di Türkılmaz, sono le azioni che predilige l'attaccante del Bologna. La finta sul portiere Mikhailov in uscita e poi il tiro incrociato di sinistro. Nulla da fare per Kiryakov, palla in gol, 3-2 per la Svizzera. Ora sono i bulgari che si stanno portando in avanti, il lancio verso l'area di rigore, Huber controlla, fa ampi cenni stiliche ai suoi che la partita è finita, ma l'arbitro, quando Türkılmaz ha segnato al 90esimo, non ha ritenuto di far concludere lì la partita, quindi siamo in fase di recupero. Ci sono stati alcuni incidenti nel corso del secondo tempo, quindi l'arbitro vuole che tutto sia regolare anche per quanto concerne lo sviluppo del tempo. Impaziente Uli Stiliche, mentre c'è una infrazione che è stata commessa fuori l'area di rigore nei confronti di un rossocrociato che si sta rimettendo in sesto, e si tratta di Egli. Quindi riprenderemo con un calcio di punizione in favore della Svizzera.
mentre già si festeggia, sia pure con una certa circospezione, intorno alla panchina rossocrociata, dove si sono dati appuntamento i fotografi. Clamoroso rovesciamento di situazione, Bulgaria 2, Svizzera 0 alla fine del primo tempo, 3 gol della Svizzera nella ripresa a rovesciare il risultato. Doppietta di Knup, rete decisiva di Kubilay Turkilmaz, in questo istante la partita è terminata. Allo stadio Vasilij Nevskij di Sofia, fra i fischi